guardo gli asini che volano nel cielo, vanno in parte sulle nuvole, si divertono a fare cigni nel ruscello, bianco come inchiostro, vanno i treni sopra il mare tutto blu. Le gondole bianche sbocciano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Du 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 du. Bene, salutiamo i nostri carissimi che ci seguono sul canale YouTube La Città del Crater TV, e questa volta siamo sempre con la nostra puntata, vero Enzo? Di Attende a quei due, forse tre, questa forse volta tre. Siamo in tre perché presentiamo la nostra carissima amica Lucia, che noi la presentiamo come si deve, vero Enzo? Perché, ma va presentato in una certa perché maniera. È un artista. Ecco, Lucia Paese è conosciutissima, è un artista ormai internazionale. Grazie. Perché ha esposto dappertutto, ha esposto quindi, la Mostra di Venezia, cioè, quindi dobbiamo trattarla veramente con guai. Se siamo all'altezza, dobbiamo vedere se siamo all'altezza. No, è la verità. Siamo qui in un bellissimo ambiente che è appunto l'atelier dell'arte. Grazie a Lucia che ha voluto ripristinare questa struttura, fatta molto bella, poi la vedremo un po' nei dettagli. E chiaramente, Enzo, ci tocca fare una bella intervista. No, ma oggi sarà particolare, poi, come dici tu, Verma. No, parlare con una signora, parlare con un artista, è sempre difficile, capitemi. Perché non sai dove. Lui ha studiato storia dell'arte, se andava a leggere il libro, perché poi sono. Cioè non sai dove andare, casomai chiedi qualche cosa e loro dicono: no, questa è una domanda troppo semplice. Ma di solito tu fai le domande più difficili. No, io sono quelle più facili, facciamo, quindi ci siamo divisi i compiti. Iniziamo a presentarla. Chi è Lucia Paese? Lucia Paese, un artista. È un artista, ma meglio di lei chi la può presentare, no? Da sola, perché un artista pennellando o facendo delle creazioni si presenta da sé, perché chiaramente. Le creazioni che lei ha fatto tu non le hai viste, io le ho viste anche a casa e c'è bella roba veramente, belle opere, sì, opere veramente stupende, eccetera. Quindi Lucia Paese non è di Acri, è originaria di San Pietro in Guarano, però ormai è Acrese a tutti gli effetti, adottata, sposata qua, insomma figli qua e tutto quanto, eccetera. Quindi Luci, ma come nasce questa tua passione nel, diciamo, poi diremo come sei diventata artista, ma come l'inizio, nasce? Come nasce? Perché ognuno di noi per esempio abbiamo questa origine per tutte questa origine a fare chip certo. E chop, insomma, noi facciamo certo. Simpaticamente. Allora, la mia passione risale ai tempi della mia infanzia. Io non conoscevo niente di arte, non conoscevo niente, parlo proprio degli anni prima della scuola elementare. Era una bambina molto timida, molto chiusa, quindi sentivo l'esigenza di comunicare con qualcosa, con un linguaggio che mi desse la possibilità di non espormi direttamente. E allora, non lo so perché e come succedono certe cose, ho sentito il bisogno di disegnare e di dipingere. Naturalmente 65 anni fa io non avevo colori, non avevo strumenti, allora praticamente sono andata alla ricerca di petali di fiori, quelli che potessero dare un inchiostro abbastanza, diciamo, importante, e quindi ho cercato papaveri, iris, per il verde ho cercato alcuni tipi di erba e bollivo, facevo dei piccoli decotti di queste foglie, degli infusi. Beh. E venivano fuori gli inchiostri colorati. Con questi inchiostri colorati io, come dire, coprivo ogni cosa, ogni muro di casa, ogni pezzo di cartone, perché allora questi fogli bianchi che oggi abbiamo ancora. Tanto materiale, allora non c'era niente, quindi intanto
Intanto i muri di casa mi hanno dato la possibilità, insomma, di una campitura su cui andare a disegnare e a dipingere. Poi avevo scoperto anche la creta, che vicino a casa mia c'era un fosso dove ristagnava la creta, mm-hmm. e lì io andavo a raccoglierla minuziosamente, stavo attenta a prendere la parte, quella che più si prestava ad essere modellata, e quindi già allora facevo sculturine. Hai visto la differenza? Facevo la differenza, io avevo pure la creta vicino ma la guardavo e basta, non ci ho dato nessuna importanza, invece lei... Ogni anno mi creavo i miei presepi originalissimi, tutte le statuine, tutte, e così insomma sono andata avanti, poi finalmente insomma Ma io quando sono stato ad Acri un po' di anni fa, molti anni fa, diciamo che frequento Acri da parecchio tempo, poi mi dicevano questa Lucia Paese, questa artista, me lo dicevano, però non la conoscevo ancora, eccetera. E siccome io sono sempre curioso, ho cercato di trovare, poi infatti ci siamo conosciuti, è nata una bella amicizia, abbiamo anche fatto un programma assieme, pure con lei, i luoghi dell'arte. Molto interessante. Siamo state a trovare amici pittori che in pratica nel loro atelier, nei luoghi dove loro lavorano, operano, e quindi l'abbiamo un po' intervistato. Ed è una trasmissione quella che andrebbe rifatta, forse ancora molto attuale. Andare in un atelier, andare nel luogo dove un artista crea. Come siamo qua, per esempio. Come siamo qua. Praticamente nel vivo, no? Vivo dell'opera del maestro. Sì. E sicuramente vengono fuori delle situazioni interessanti. No, sì. È bella la cosa. Mi sta ispirando l'artista. Ispirando in che senso? Cioè, conoscere un artista, conoscere una persona. Tu sai bene, noi conosciamo il maestro Vigliaturo, e spesso vi faccio alcune domande, no? Io al maestro Vigliaturo ho chiesto: vedo una tua opera, vedo un tuo quadro, un disegno, una borsa, scultura. Una scultura, qualsiasi cosa che tu crei, come faccio a capire quello che tu volevi dire? E la stessa cosa vorrei chiederti: come faccio a capire quello che ti ha spinto a creare, non lo so, ci sono dietro di noi, poi Ermanno le inquadrerà, ci sono dei visi di cartapesta o di gesso. Sono dei calchi, dei calchi. Cioè, chi ti ha ispirato? Chi ti ispira a fare determinate cose? E cosa devo guardarci io all'interno di una tua opera? Bene, bella domanda. Ho detto che le domande difficili fanno lui. Allora... E quindi, professore, la domanda è difficile, come abbiamo detto, la domanda non è difficile, anzi, è molto interessante, è molto interessante. Allora, diciamo, partiamo dal presupposto che l'arte, c'è un'arte che è decorativa per gli ambienti, anche Picasso, no? Nel suo percorso artistico, in pratica parlava del fatto che l'arte a un certo punto della vita, no? Quando a livello sociale, a livello politico, economico, le cose non funzionavano proprio bene, lui si è posto il problema di che cos'è l'arte e la produzione dell'arte. In pratica diceva, e io ho fatto mio questo suo pensiero perché effettivamente l'ho verificato ed è così, l'arte non è più, o quantomeno non è solo un fatto per arredare gli ambienti, l'arte è una macchina da guerra, offensiva e difensiva contro il nemico. E vengo al punto. Il nemico è il pubblico, le persone? No, il nemico sono tutte le influenze negative. Noi viviamo in un ambiente e in ogni epoca storica, diciamo, ci sono delle situazioni che vanno un po' combattute, ecco perché la guerra, combattere situazioni che non sono diciamo delle migliori, no? per il popolo, abbiamo vissuto tante soprusi, ma anche se vogliamo arrivare oggi ai nostri tempi, no? Il fatto della
della violenza sulle donne, il fatto dell'ambiente devastato, il fatto diciamo, ci sono mille situazioni e io, diciamo, una parte di queste situazioni le ho espresse con la mostra Storie di donne, no? Ho raccontato le donne violate, le donne abusate, le donne silenziate, le donne che non hanno libertà a livello economico, a livello psicologico, a livello sociale. Allora, tutti questi sono temi importanti. Io come donna lo sento forte questo problema. L'arte è testimonia dei nostri tempi. Oggi, no? L'arte che fa? Racconta la contemporaneità. E quindi, come dicevo prima, ritornando al concetto di prima, non solo un'arte che decora gli ambienti, un'arte, un modello estetico, ma anche un'arte che racconta i tempi. Quindi io, da appena ho iniziato a lavorare, a dipingere, e parlo a parte, insomma, il momento di quando ero bambina, poi a un certo punto ho capito che era forte in me, no? Questa passione, avevo bisogno di esprimermi. Nel primo periodo mi sono misurata con le tecniche, no? Perché, insomma, prima di dipingere un attimino bisogna capire che cosa, come si deve intervenire. Quindi sono stata nello studio di alcuni maestri per la figura, per il paesaggio, e mi sono sperimentata con la pittura, quella, diciamo, paesaggistica, anche figurativa. Poi a un certo punto questo non mi è bastato più, sentivo che c'era altro, che io con questo mezzo che avevo dovevo dire qualcosa, no? E quindi sono entrata un pochino in quello che è l'arte moderna e l'arte contemporanea. L'arte contemporanea che ormai oggi intanto fa uso di tecniche diverse, di materiali diversi, di video arte, certo, di body art, insomma, si è trasformata con i mezzi moderni. E poi l'arte è rottura oggi, no? Oggi, diciamo, si può fare tutto con qualsiasi materiale e, diciamo, che diventa un'espressione, un linguaggio interessante. Difficile da capire molte volte. Allora, difficile da capire, andiamo alla prima domanda, ecco, che lei mi ha fatto. Allora, un artista si pone un obiettivo che è quello di raccontare, di narrare, come ho detto prima, i tempi, no? La contemporaneità. Personalmente io ho sempre la difficoltà, no? Quando realizzo l'opera c'è un impatto tra me, il colore, i materiali, un impatto forte a livello emotivo, a livello proprio espressivo, perché tante volte mi chiedo, ma le persone, i fruitori, quelli che andranno a guardare la mia opera, capiranno quello che io ho voluto dire? E allora nasce questo dualismo, sì, a volte proprio io sto male perché dico, no, vorrei fare sempre di più, sempre meglio, ma soprattutto per portare, no, all'osservatore un discorso chiaro. Questo però non rientra nei canoni dell'arte, nel senso che io posso fare un mio discorso interno, emotivo, di sensibilità verso temi sociali, poi lo espongo. Il fruitore ci può anche vedere il contrario di quello che io ho voluto esprimere. La cosa importante è che questa opera parli, cioè uno di fronte a un'opera deve raccontare qualcosa, deve suscitare emozioni negative, emozioni positive, ma deve suscitare qualcosa. Io
in alcune mostre, in alcune situazioni, ho visto delle persone che piangevano di fronte a certi miei quadri, quando per esempio parlavo della storia dell'Africa, perché io ho molto tenuto in considerazione l'Africa, la amo e quindi l'ho rappresentata in diverse situazioni, delle persone hanno voluto sentirmi, no, parlare, hanno voluto un attimino che io spiegassi qualcosa. Ho visto le lacrime agli occhi, si sono emozionati. Quindi hanno proprio preso, sono entrate all'interno sì, dell'opera. E sono entrate anche all'interno della mia anima. È logico, perché, anche. Perché comunque anche l'artista, no? Deve un attimino trasmettere certo. qualcosa. Ma poi tu sei, impegnata molto, sei impegnata molto nel sociale. Assolutamente. Quindi chiaramente sei coinvolta e coinvolge più sì, persone. Sì. Quindi, allora, insomma... Io da sempre nell'associazionismo del territorio ho sostenuto Medici Senza Frontiera, AIL, tutto quello, poi le associazioni locali, tutte, ma tutto quello che c'è stato in giro io l'ho sostenuta attraverso la realizzazione di calendari, attraverso la donazione di opere, attraverso raccolta fondi, diciamo anche con la tua presenza, con determinate, diciamo, sì, perché caro Enzo e Lucia, insomma, come vedi è una bella signora, non basta inosservata e quindi poi quando la sentiamo parlare, sì, come hai visto, no, tu pensavi che, molto che era più facile l'intervento che avevo preannunciato, guarda che siamo di fronte a una vera artista e che noi che non abbiamo i requisiti, diciamo, no, per poter... Vi ringrazio. No, è la verità, è la volevo verità. Volevo aggiungere verità. Che da anni io sostengo il popolo tibetano. Vedi? E quindi mi reco a Venezia ogni 2 anni perché un artista, un maestro artista che vive a Milano ha ideato e organizzato su Venezia in occasione della mostra di arte contemporanea il Padiglione Tibet. Padiglione Tibet con degli eventi che veramente a raccontarli è tutto riduttivo, perché il Tibet da anni vive una situazione di disagio, di come dire. E se con l'invasione cinese, assolutamente con tutto, sì, la insomma, storia hanno, dei monaci hanno, che sì, negli sì, anni sì, si sì. sono dati fuoco anche. Già nel 59 c'è stata una rivoluzione del popolo tibetano, però purtroppo le cose non sono andate avanti bene perché la Cina è potere, loro sono spiritualità, lavoro e spiritualità, quindi due contrasti che è difficile che si possano accordare certo, per poter... Là il popolo muore di fame, le donne sono costrette a prostituirsi pur di portare un soldo a casa ai loro figli, addirittura hanno recintato i boschi per evitare che i pastori potessero portare i greggi, le mucche a pascolare nei boschi, l'hanno recintate col ferro spinato, non arriva la posta, diciamo che vivono una situazione di soprusi e di disagi comunque, infiniti. Che non arriva la posta eppure è meglio, diciamo, no? Giusto per dire. Prendiamo il lato insomma simpatico della cosa. No, ma ultimamente ho comprato un libro di un americano che parla del Tibet. Leggetelo perché è veramente interessante. Con Peter cos'altro. Poi ci sono dei paesaggi stupendi. Oh, Tibet, Tibet, no, incredibile. E noi ho visto un bel film con Brad Pitt. Ah, forse quello è spettacolare. Sì. Diciamo che 3 anni, mi pare, 3 anni, sì, 7 anni in o 7 anni, stanno, una cosa del genere. Lo stanno ho sbagliato raccontando. Gli anni. Vabbè. Il Tibet lo stanno raccontando i giornali, sì, i sì, mass sì, media, molto. in tante occasioni, in tanti modi, però rimane sempre una situazione di conflitto, di disagio infinito. E quindi noi siamo lì a Venezia e creiamo questo evento internazionale, è uno degli eventi più belli e poi passiamo ad altro, è stato l'anno in cui abbiamo lavorato sull'ombrello, era l'anno mi pare il 2000,
2014, mi pare, gli studenti delle università di Pechino, della Cina, si sono ribellati un pochino alla dittatura cinese. Lo hanno fatto con degli ombrelli, no? Hanno utilizzato degli ombrelli colorati nelle piazze principali delle città, e l'ombrello come forma di protezione contro la dittatura e contro i soprusi. Noi artisti abbiamo ripreso questo tema, ognuno di noi ha lavorato su un ombrello, no? Abbiamo riportato sull'ombrello il nostro sentire rispetto a questo problema, ed è stata fatta una mostra a Venezia, a Santa Marta, in una chiesa sconsacrata, ed è stata una mostra davvero notevole, di una bellezza. Tutti questi ombrelli, ce n'erano forse, se non erano un centinaio, ci mancava poco, quindi tutta questa chiesa sconsacrata con questi ombrelli dipinti, poi quindi la caratteristica bella, insomma, i vari colori, le varie interpretazioni, è stata veramente una mostra bellissima. Poi abbiamo lavorato sulla kata, che è la sciarpa tibetana, abbiamo lavorato sui mandala, no? Abbiamo realizzato noi, disegnato dei mandala, e poi i monaci tibetani in diretta lì sono stati un po' di giorni nella sede dell'evento, e hanno praticamente con una tecnica particolare, con dei sali colorati, hanno ricoperto minuziosamente i nostri disegni. Quindi sono venuti tridimensionali questi mandala rotondi. Spettacolare. Sono opere d'arte anche. Sì, certamente. Quelle veramente. Delle cose veramente. Da e siccome parliamo di opere d'arte, allora noi adesso ci spiega Lucia come è nata questa casa d'artista dove ci troviamo adesso. Certo. L'idea e poi la realizzazione, perché ormai è una realtà. No, già vederla come struttura è veramente è molto bella. È una casa centenaria sicuramente, quindi. Ma poi vedi, tanto da fare. Arredata con un con un certo, no, beh, questo ostile, vedere, anche vedere questa scalinata è creata insomma. Mi sto facendo gli occhi, io ho una scalinata a casa antica, vecchia, ma non è così, ecco, insomma, tu stai imparando troppe cose. In muratura, la scalinata la sto guardando veramente, la scalinata, gli ombrelli, vedi, hai imparato troppe cose. Dai, quando si sta insieme si arricchisce. E quindi ci spieghi un attimo. Allora, io da sempre ho desiderato un luogo mio dove lavorare, un mio studio, un laboratorio. Non ho potuto realizzarlo perché sono stata nella vita una persona impegnata a 360 gradi, ma troppo impegnata. E io come professione ho fatto l'insegnante, mi sono occupata della disabilità dagli anni 70. Io ho lavorato 48 anni nella scuola. E questa è stata un'altra mia, oltre all'arte, è stata un'altra mia passione fortissima. Io sono felicissima di aver potuto fare l'insegnante, e soprattutto l'insegnante di sostegno, perché per me è stata sempre una sfida, anche la disabilità è stata una sfida, perché dando negli anni 70 ho avuto la fortuna di poter fare una formazione con una neurologa di Milano che aveva ideato in tutta Italia dei corsi di formazione per poter sperimentare l'inserimento dei ragazzi disabili nelle scuole, quando ancora non si parlava di questo. E quindi, diciamo, la mia preparazione è stata una preparazione bella, interessante, proprio perché sono stata fortunata. Il momento dell'incontro, io volevo fare qualcosa, mi è capitata questa occasione di frequentare questo corso, un corso di 2 anni meraviglioso, insomma. Abbiamo lavorato con neurologi, con neuropsichiatri, pedagogisti, psicologi, insomma abbiamo portato avanti un esperimento nelle scuole statali di Rende con un'equipe medica, e quella mi ha formato e mi ha dato la gioia di lavorare, l'entusiasmo, perché lavorando in un certo modo, in maniera precisa, puntuale, si ottengono dei risultati meravigliosi, e io nella mia vita ho ottenuto dei risultati meravigliosi.
Belli. Anche perché erano i tempi che l'handicappato poi era veramente emarginato, si parlava quindi degli invalidi civili negli anni 70, diciamo il discorso del sostegno, poi diciamo la figura dell'insegnante di sostegno nella scuola primaria è nata negli anni 77, nella scuola dell'infanzia negli anni 80 e mano a mano diciamo siamo andati avanti e quindi qui oltre alla passione per il mio lavoro che è quello scolastico, la pittura, l'arte mi ha aiutato tantissimo. Sono stati due passioni che si sono un pochettino interfacciate una con l'altra. Io attraverso l'arte ho fatto delle cose meravigliose con i ragazzi, quindi mi ritengo una persona fortunata, anzi di più, perché ho potuto fare nella vita ciò che ho scelto, soprattutto perché tante persone oggi sono costrette ad adattarsi no, ai lavori, perché comunque non ce n'è per tutti, per cui i ragazzi magari che hanno fatto percorsi di studio interessanti tante volte si trovano a dover cambiare altre vie per il lavoro. Io invece sono stata fortunata, volevo dedicarmi all'infanzia e l'ho potuto fare, mi sono formata e poi l'arte la stessa cosa, e quindi oggi sono felice della mia vita, di quello che ho fatto, e spero di avere l'opportunità di avere ancora un po' di anni da poter. Quindi nella vita poi ho desiderato sempre un luogo, questo luogo dove io potessi lavorare, ma non è stato mai possibile averlo, perché con la scuola, col mio lavoro sono stata impegnata nella mattinata ma anche nel pomeriggio, insomma sono stata referente per l'integrazione, poi per l'inclusione, insomma sono stata impegnata a 360 gradi, quindi non ho avuto tanto tempo. Ho avuto il tempo per lavorare, sì, ho lavorato sempre, lavoravo tante volte di notte e i miei figli, tre figli, sono cresciuti a pane e trementina, arrivavano a casa magari dalla scuola e mi trovavano lì col tavolo della cucina tutto insomma coperto da colori, da essenze, e quindi insomma, però loro hanno amato pure questo mio lavoro, mi hanno sempre sostenuta, adesso poi negli anni insomma sono state i miei referenti principali, insomma, ed è stata una cosa bellissima. Hai visto? Ma ti ho fatto conoscere una persona che tu non pure immaginavi, l'avevo vista nei filmati che hai registrato però, grazie a Dio mi invita e io ovviamente cerco di fare il meglio. Un'unica pecca, quella volta che avete registrato quella cosa, non mi hai detto il coso del tè. Quella serata dedicata al tè. Perché tu sei. No, ma io sono. Sei un bevitore di tè. Ne ho vari tipi a casa. Allora vi racconto raccontiamo come siamo arrivati. Bisogna saperlo. Il desiderio di avere un mio luogo è nato dal fatto che poi sono andata in pensione a un certo punto e quindi ho avuto la possibilità e il tempo, soprattutto, di potermi dedicare insomma a questo lavoro. E c'era una scritta qua sulla porta, vendesi. Me la ricordo. C'è stata 10 anni, io ogni tanto passavo, vendesi. Il locale lo conoscevo, avevo mangiato più volte qui. E quando... C'era un bar ristorantino. Quando sono la prima volta che sono entrata in questo locale, sono rimasta con gli occhi proprio folgorati, perché io amo l'antichità, amo la storia, tutto quello che è appartenuto al passato. E quindi... Voglio sempre, cerco di recuperare nelle mie piccole possibilità ciò che è possibile. E quindi nel momento in cui ero in pensione ho deciso di contattare la persona insomma che è il proprietario di questo locale. Il proprietario insomma mi ha detto che era in vendita e quindi ho fatto tutto quello che era necessario per comprarlo.
e finalmente una casa mia. Cioè abbiamo lavorato tantissimo perché era ristorante, quindi aveva bisogno di manutenzione, aveva bisogno cambiare. Poi abbiamo cambiato la destinazione d'uso, no? In casa. In abitazione, per cui insomma abbiamo dovuto creare le condizioni per rendere l'abitazione, tipo installare una cucina, rifare il bagno, la stanza da letto, quindi adesso è una residenza a tutti gli effetti. Cosa fare nella residenza? La cosa importante, perché non è tanto averla, possederla, ma fare. Deve vivere. Un artista deve vivere. Avere le idee. Vivere attraverso l'arte e la cultura. E allora l'abbiamo inaugurata il 5 di luglio, è giovanissima questa casa d'artista, molto vero? Me lo ricordo quella serata, ma magica, una serata molto bella. Che bella, partecipata, sì, c'era parecchia gente, molto tutta bella gente che hanno apprezzato, hanno visitato, si sono intrattenute, hanno chiesto tante, lei non aveva con chi dividersi. E infatti, e quindi abbiamo inaugurato il 5 luglio con la mostra Storie di donne, e ho voluto raccontare le storie, le condizioni di donne che ce l'hanno fatta nella vita, quindi sono riuscita a realizzarsi. L'ho fatto soprattutto con installazioni, perché questa volta ecco, il mio desiderio era quello di raccontare la storia delle donne attraverso installazioni. Allora, per esempio, alle mie spalle questa installazione qua è per raccontare le condizioni delle donne che ce l'hanno fatta, e quindi questo parla della donna in carriera. Classica poltrona, per stare comoda, e dirigere. Là invece, per esempio, sono le donne invisibili, quelle donne che praticamente non vengono attenzionate tante volte dalla famiglia. Infatti è una cosa che volevo chiedere, perché messi quei calchi messi dietro un vetro opaco? Perché nella vita, diciamo, la caratteristica di queste donne è l'invisibilità, la poca attenzione verso i loro diritti, sono donne che in pratica lavorano, danno contributi importanti alla società, ma lo fanno o per scelta loro o perché costretti da condizionamenti, da pregiudizi, lo fanno in maniera silenziosa. Ma molte volte è meglio pensare alle donne che lo fanno in maniera non per avere essere lì, esserci. Ma perché comunque le donne a livello di caratteristiche, di personalità, di carattere, siamo tutte diverse, per fortuna. Questi calchi invece che vede qui e un po' dappertutto in casa, sono i calchi di donne che sono venute a casa mia durante l'inverno, prima della mostra, e loro mi hanno dato il loro volto, no? La loro identità mi hanno dato. Sì. Io ho tirato fuori i calchi e poi li ho utilizzati per raccontare storie, quindi per dare identità ad altre donne. Quindi la donna al centro dell'universo? Sempre. L'uomo no? L'uomo, allora, io do tanta, ci sono gli uomini. Do tanta importanza anche all'uomo, perché non parlare di donne non significa annullare la figura dell'uomo, perché l'uomo e la donna devono comunque, hanno due ruoli che insomma camminano insieme. Come dire, dietro una brava donna c'è un bravo uomo e viceversa. Quindi, insomma, questo fatto che ci sono uomini che insomma danno alla società contributi meravigliosi, non parliamo solo di uomini che abusano, che violano le donne, assolutamente no. E anche l'uomo ha un ruolo fondamentale, di tutto rispetto, che deve in un certo qual modo raccordarsi con la donna e insieme portare avanti discorsi importanti in famiglia e nella società. Parlare con un artista si spazia nel mondo. Stavamo parlando del tè, Erma. Ah, è vero.
andiamo a raccontare la serata veramente, che però diciamo, è stata preceduta da un'altra bella serata, quindi, sulla donna, quindi anche con un gruppo che hanno recitato. Ho spaziato molto perché volevo arrivare al fatto che questa casa fa arte e cultura, cosa importante. Quindi dall'inaugurazione che abbiamo fatto il 5 di luglio siamo passati al finissaggi della mostra, no? Quindi abbiamo fatto inaugurazione con la mostra Storie di Donne e il finissaggi della mostra a novembre. A novembre il finissaggi l'abbiamo fatto con un'opera teatrale dal titolo Basta, di una compagnia teatrale acrese, dei ragazzi molto bravi. Praticamente hanno raccontato storie vere di donne che praticamente sono state uccise dai loro uomini, e quindi hanno rappresentato queste tragedie in maniera esemplare, molto bella. L'abbiamo fatto in maniera itinerante, siamo partiti giù dai vari ambienti, loro recitavano nella gente e la gente intorno, e loro erano i ragazzi del teatro che si spostavano mano a mano e negli ospiti seguivano i ragazzi. Quindi uno spettacolo itinerante della TAM, ragazzi molto bravi, ed è stata una serata veramente notevole, preziosa. Prima di questa serata, in occasione della Notte Rosa c'è stato un altro evento qui nella casa. In pratica tante forme d'arte si sono messe insieme. Abbiamo avuto la musica dal vivo con il gruppo itinerante Fantasie Popolari, che portano avanti un discorso musicale un po' del territorio. Tradizionale, diciamo. Ecco. Sì, e quindi c'è stato un percorso a piedi di questo gruppo di Fantasie Popolari. Sono arrivate qui, sono entrate in casa e hanno utilizzato i calchi di alcune donne e sono poi usciti fuori e hanno queste donne bellissime con vestiti meravigliosi, hanno danzato con sul cuore l'identità di una donna. Hanno danzato delle musiche molto interessanti, molto belle. Quindi la danza, la musica e l'arte è stato un connubio meraviglioso sotto le stelle, sotto un cielo stellato meraviglioso. Poi c'è stato il teatro. E poi veniamo alla serata del Tea Day, perché io ho due figli, ho mia figlia che vive a Londra, no? È sposata e vive a Londra, vive con suo marito lì, e praticamente hanno conosciuto Domenico Gradia è un manager, uno storico del tè, conosce la storia del tè dalle origini ai nostri giorni, British. È veramente la racconta che ti fa sognare, no? Ti fa sognare, anche perché sono quelle cose che magari nella vita non ci capita di andare a documentare. Ma la cosa importante, perché a me è nata questa idea, no? Di creare una serata, la giornata del tè, perché praticamente il bergamotto di Calabria viene utilizzato in tutti i locali del tè di Londra, anche diciamo, l'hanno scoperto da pochi anni, quindi è nato il tè al bergamotto di Calabria. Quindi dico, quale occasione più bella di pubblicizzare il nostro bergamotto, che addirittura è arrivato nella corona inglese, no? Che è gradito dai e adesso, e poi questo manager in collegamento,
e praticamente ci ha parlato di tante cose, ma anche e soprattutto come si prepara un buon tè, le regole per preparare un buon tè, la clessidra, no? Che serve proprio se vogliamo fare un tè proprio certo. Perfetto, sì, c'è un tempo, se uno lo vuole leggero, lo vuole medio, lo vuole forte. Tu ce l'hai la clessidra? Non c'è, io lo voglio molto forte, poi lo bevo senza zucchero, quindi senza limone. Forte che significa? Che deve stare. Ma quindi la clessidra va veloce oppure no, deve? No, va piano. Va sano e va lontano, insomma, come si può dire. Perfetto. Abbiamo anche della musica che sorge spontanea, come spontaneo è il nostro la musica appuntamento. Viene da una borsa particolare. Infatti, l'ascolto, no, non ti preoccupare, l'ascoltiamo perché tanto si fermerà. Si vede che si è fermato. Però la borsa ci interessa. La borsa ci prego. Luigi, ce la puoi spiegare un attimino questa bella borsa? No, prendila così. La vediamo già, ecco. Eccola qua, qua vediamo. Allora, un po' di anni fa, perché le donne ognuno ha una borsa sua, diciamo la verità. Ho avuto l'idea di realizzare delle borse d'artista. Mm-hmm. E così, insomma, questa è una tua creazione? Una mia creazione, in pratica è la campitura, è una mia opera che ho utilizzato. Ho utilizzato delle pelli insomma di buona qualità, le stampe sono state fatte a Firenze e quindi ho realizzato una piccolissima collezione, volevo misurarmi anche con questa cosa. E chissà però che adesso magari riprendiamo questo discorso delle borse. Noi facciamo un'altra intervista sulle borse e approfondiamo. Già mi stava venendo l'idea quando sono entrato, guarda che bella borsa. Non mi dire che volevi portare una borsa pure tu. No, ho fatto a mia moglie, più in là, devo vedere dove l'ha comprata per. E non mi dice una cosa del genere. Vedi, la cosa. Sarà una cosa da approfondire. Siamo in chiusura. Insomma, il tempo passa. Diciamo che abbiamo argomenti ce ne sono. No, ma qua potremmo parlare chissà per quanto tempo. Per questa mattina, insomma. Abbiamo dato. Benissimo. Okay. E allora, come la concludiamo? Come vuoi concludere? C'hai pensato tutto stanotte? No, tu mi fai concludere? No. Ma tu mi fai concludere a me? Cari amici di YouTube della città del Crati, con Ermanno non sai dove andrai a finire. Io ti ho sempre detto che sappiamo quando partiamo. Ma non sappiamo né quando arriviamo, né quando come va la giornata e tutto il resto. Cara, di dove tu, cara Lucia, due parole per chiudere questo nostro incontro. Allora, quale potrebbero essere? Due. E lui è fiscato. Un grazie per l'opportunità che mi avete dato, perché comunque l'arte è soprattutto comunicazione, quindi tenerla chiusa in casa, diciamo, serve a poco, per cui un'opportunità, no, di un'intervista, di partecipare al vostro progetto è sicuramente una cosa bella, e quindi grazie per questa opportunità. E a noi ci fa piacere che lei partecipa a questo nostro progetto, che non si ferma soltanto a questa intervista, ma c'è una pubblicazione, c'è di tutto, e che poi noi verremo a presentare. Cioè, verremo nella casa, alla casa, qui costruiremo un appuntamento ad hoc, naturalmente. Per presentare il libro saremo qua. Faremo qua e quindi. Lorenzo e grazie Ermanno, e buon lavoro. Grazie Lucia, io ti ringrazio veramente di vero cuore. A lui non lo ringrazio tanto spesso, non ci ringraziamo, lascia stare, perché tu già devi vedere la sigla, già dalla sigla ti accorgi che cosa siamo capaci io e lui in giro per questa Calabria. Anche questa è arte, perfetto. La nostra è un'arte particolare, un altro sopraffino, capito? È un'arte. Bene, diciamola così. Salutiamo, salve. Gli asini che volano.
volano nel cielo. Vanno in parte sulle nuvole, si divertono a fare i cigni nel ruscello, bianco come inchiostro. Vanno i treni sopra il mare, tutto blu, e le gondole bianche sfociano nel crepuscolo sulle canne dei bambù. Do 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 do.